fottiti. Perciò nella vita teniamoci, viviamo queste piccole cose, viviamo, perché è bellissimo stare tutti insieme, è bellissimo. Guarda, credo che queste cose ci fanno crescere, perché stando insieme si cresce. Se viviamo da soli saremo sempre dei bruti, sempre degli avari, sempre. Bisogna stare insieme, crescere insieme. Questo vi volevo dire sul territorio, come migliorarlo, come crescere. Però c'è un'altra cosa che vi voglio dire. C'erano tre amici e un amico, noi siamo come quelli, un amico lo incontra e dice: "Uè, compà, come sta? Sto buono." Dice: "Ma che fai? Io non faccio niente." Tu manda amico vicino e tu aiuta a non fa niente. C'era un terzo, dice: "Tu, ma se fanno tutto loro, io che posso fare?" Comunque cerchiamo di lavorare insieme. Scusate, ma mo tutta la platea sta in ca, ma io mi naccia in ca già fa. Io già portai il gruppo a visitare la fornatura. No, assolutamente con la macchina. Bisogna andare a piedi. Sempre a piedi, perché lo so, bisogna andare a piedi. Delle volte a me mi dice, ma tu sono un capone, io sono un capone delle montagne, è vero, perché amo la montagna, perché la montagna ti dà tutto, basta saperla cercare, stare insieme alla montagna. Comunque, grazie sindaco, spero che potremo lavorare insieme, crescere insieme, perché così si può cambiare il territorio. So che ci sono delle buone idee e questo ci aiuta a crescere. Cerchiamo di migliorare. Grazie e scusatemi a platea, muovi ne potete io. Oh, te votiamo comunque. Avete sapendo da barzelletta. Non ci penso a figli. Ari ci sono. E come ha che non ha un leggerizzo, manco una buona. Quanto fai capire? Ari ci sono. Un leggerizzo, manco una buona. Quella giarice non ci capisce. Sporca. La vacca. Non la conosco. Oh, ma la risposta volevo però. Sindaco volevo, ma la risposta però volevo. Vogliamo la risposta. Vogliamo. La vogliamo al pubblico. Vogliamo, ma se tu c'è questi scipuni sono proprio buoni. Lui comincia a dire scipuni. Sapete perché? Perché deriva da scippa. Le scippe erano quelle canci che erano in delle e andavano agganciate tra la bocca e il grande palmo. Quelle erano le scippe, quei chiodi tutte angolate. Noi chiamavano i buoni. E petelle, giusto. Noi chiamiamo in gibbe. Che volete sentire? Nata a barzelletta. Madonna, queste barzellette. Una seria. Prima risposta è stata prima. C'era un signore, si sposava. Due coppie. Una coppia normale e una coppia rinanetti. Gli era dorme insieme in albergo. I nanetti rumiano in una stanza e quelli normali stiano in un'altra. A stessa sera le madre c'era una porta comunicante. Questa sera, insomma, questo è chi è normale? Le pigliavano male le panze, Maronna mi faceva male la panza. E insomma, la notte andò in bianco. Invece i nanetti le sentia che da una parte dice una volta pop su, adesso tocca a te. Una volta uno, una volta un'altra, una volta uno, una volta tutta la notte. La mattina
si convidavano le donne, dice purtroppo marito mi si è sentito male, mi ha fatto male la panza, sono andato in bianco, dice mi dispiace, piuttosto voi in annuttata, dice ci ho sentito una volta, op su, adesso tocca a te, adesso tocca tutta la notte, dice ma tu che capito? Noi cercavamo le saglie in coppa con l'etta e non ci siamo riusciti. Ce n'era un altro, questa è per partire. Io a Roplana ci ho fatto 38 anni un quartiere, pensate. Sono uno che raccolgo memorie, da tutta la vita raccolgo memorie, canti, tutto, un po' di tutto. E su Xerega entrasse un cliente in un forestiere, era un giorno di festa. Prego, accomodate. Tra sette, non c'era acqua. E come che aspettavi a far sta parte? Figlio pennello, fu, senza pure. Ricette, scusate, ma voi forestiere così trattate? No, ricette, noi trattiamo pure. Perché i paesani sputano direttamente in mezzo. Ce n'era nato, sempre ripartire. Questo qua, trase non una persona sapeva fare la barba, prego, accomodate. Vai là, stai 5 minuti, mentre in sapone vai in dall'angolo, vai a fare la pepe. E me se faccio, dice fai la pepe. E che me ne importa, tanto rimane e me ne lavora qua. Un cliente si faceva la barba, chiede in dall'angolo, si abbassa il calzone, e dice per me che se fa, ma tu te ne vai rimane, io me ne vado mo. Un'altra, sempre di barbieri. C'era un barbiere e non poteva campare. E insomma, come aveva fatto? La moglie dice, sì, tu vuoi questa pure e fammi fare. Però non fa il geloso, non parlare. Non ti preoccupare. Figliai, mettete la moglie a fare un barbiere, io facevo scopare i capelli, facevo insomma scopare. Ette visto, insomma, ette non vinceria. Figlio un pennello, mette un po' per il sapone, facci finta con un pennello, poi pigliano con un seno, saponava. Un vinceria tu che ti ha contato tutto il paese. Adesso facciano la fila da fa a barba. La moglie non saponava con un seno, insomma. Lui uno, galette malato, è romanetto solo un marito, cioè come ci fanno? E non sapeva come aveva fatto, cacciavo per niente. Un cliente dice, quello che ha cacciato per niente, lui è un scusate, io non sono abituato a dire delle vulgarità, insomma perché ci sono dei bambini, perdonatemi se mi permetto magari, ma cerco sempre di essere corretto perché insomma... E che c'è qua? Io non faccio niente. Che voglio cantare? Vi posso leggere solo una poesia, qualche cosa succede. Guarda, par condicio. Par condicio. Per quello teniamo uno che entrava. Io non le so raccontare col microfono, mi dispiace. Vai con me, vai. Senza microfono, dai. Carla. Carlo e Carla. Allora, prima che arriva lei, vi voglio dire questa poesia che ho scritto io, naturalmente sempre dialettale. Quando nascetti io, lucidendo lo sole, abbagliavo mienzo mondo. Lo sangue da lettini che scorria quando calagina nei umani. Sono nata lucidente e voglio stare fino a che tengo noiato il respiro. Voglio i cantanni che suonano, gli umani e le montagne camminando. Questo è grande, grande. Perché le cose insieme. Ma lì ci dobbiamo muovere. Ma lì ci vuole che ne piccante lì.
non c'è problema. Ma perché non deve intendere te? Prego, caro. Chiamo mio marito, Vincentino. Vincentino. Vincentino.